Va bene. Voi siete Leonardo Francesco, sì. Nato a Napoli il 9 giugno del 1952. Dov'è che abitate, risiedete? A Napoli? La casa ce l'avete a Napoli? Residente a Napoli, e che strada? Non riuscite a parlare. Residente a Napoli, vabbè. Voi avete reso delle dichiarazioni in istruttoria per aver saputo dei fatti che riguardano questo processo, praticamente la morte di Fabrocino Franco e l'attentato omicidio di Fabrocino Mario. Vi ricordate? Non mi ricordo niente. Il presidente dà atto che è possibile procedere all'esame del test, in quanto lo stesso di essere incapace di comprendere e di rispondere alle domande che gli vengono rivolte. Ma lui dice io non lui non fa soltanto questione, lui non fa questione soltanto della bocca che non riesce a parlare. Lui dice praticamente no. Se possiamo dare un contributo, se possiamo dare un contributo, abbiamo avuto la sensazione, ma poi dica la Corte, si figuri se vogliamo, poi di fronte a. Perciò anche il procuratore. Abbiamo avuto l'impressione che abbia posto la mano all'altezza della testa e abbia articolato con difficoltà la frase "non ricordo niente". Io credo per questo voglio dire, nel senso che lui ormai ha rimosso i fatti, però anche già il fatto che abbia mosso la mano adesso, dice lei conferma, ricorda quello che ha detto, significa che tutto sommato oggi capisce, ma non ricorda più tutta la situazione. Quindi voglio dire, si mosse, non in grado di parlare, non forse tanto di capire, perché tutto sommato dà dei segnali. Poi ripeto, Leonardo, le faccio formale opposizione a che venga verbalizzato nel modo che ha detto il Presidente. Leonardo, per l'amor di Dio. Leonardo. Voi capite quello che dico io? A me mi sembra di capire. Soltanto che voi non siete nelle condizioni di rispondere. Non potete rispondere alle domande che vi faccio io. Ma voi capite quello che vi dico io? No. Come abbiamo scritto? Per quanto riguarda le risposte, il testimone si limita a far fugliare parole incomprensibili. Come se fosse balbuziente, ma assolutamente percepibile ciò che vorrebbe dire. Quando riguarda la comprensione delle domande, lo stesso, dopo aver risposto
inno del capo affermativo sulle generalità? Alle altre domande porta la mano destra al capo e battendo le dita stesso mugugna qualcosa di assolutamente incomprensibile. Il gesto suddetto dovrebbe interpretarsi o perché o per incomprensione delle domande o per mancanza di ricordi in ordine ai fatti del processo. Abbiamo dato le ipotesi, non, senza impegnare nessuna valutazione, naturalmente. Non c'è problema. Allora, possiamo mandarlo via. Perfetto. A questo punto, sull'accordo delle parti, il test viene allontanato. Questo può andare via, può tornare a destinazione sua. Fate venire D'Amico. L'altro test che deve dire D'Amico. Accomodatevi, prego. Mettete, ecco, il microfono dalla parte vostra. Voi siete D'Amico Pasquale, sì. Vero? Nato a Napoli il 15 agosto del 1946. Sì. Sette. 40? Sette. 47. Allora, non 46, 47. 15/8/1947. E dove è l'abitazione, la residenza, dove l'avete? È a Napoli. Residente a Napoli, che via? Non lo posso dire, signor giudice. Residente a Napoli... Residente a Napoli. Domanda e risponde. Non intendo. Se lo devo dire in pubblica piazza. Non intendo dichiarare il luogo dove risiedo a Napoli per ragioni di sicurezza della mia famiglia. Sì. È così? Voi avete reso delle dichiarazioni in istruttoria. Sì. Le confermate tutte quelle dichiarazioni che avete reso? In questo momento non confermo niente. Non confermate niente, praticamente. Da come sono stato trattato stamattina, dalla signora vostra che mi ha fatto salutare la giornata sul furgone. Ha detto vicino ai carabinieri, dice ho lasciato la strada sul furgone. No, e gli io altri... ho detto semplicemente una cosa. I carabinieri volevano portarvi nella gabbia. Nella gabbia? La gabbia dove stanno gli imputati. Appunto, allora io ho detto praticamente che nella gabbia voi non dovevate andare, perché voi non siete imputati. Esattamente. Questo ho detto ai carabinieri. Io allora cercavo. I carabinieri mi hanno domandato per ragioni di sicurezza, allora lo teniamo nel furgone, così sta seduto, sta comodo e compagnia bella. Dica, per me potete tenerlo dove volete, se volete tenere nel furgone, tenete nel furgone. Perché noi non abbiamo una camera, diciamo così, di sicurezza per i testimoni. L'altra volta siamo stati, io sono stato lunedì qua, non so se la signora volta si ricorda. Siamo stati in certe camere e io a noi me, non abbiamo io avuto malato, noi personalmente non abbiamo avuto motivi di contrasto, quindi non c'è ragione praticamente di prendervela a male per questi. I carabinieri volevano poggiarvi nell'aula. No, ma io non ho cercato il maresciallo, io non ho voluto di stare dove sono stato l'altra volta, lunedì. E io non lo so lunedì dove siete stati, perché io vi ho visto solo in aula. Io vi ho visto solo in aula lunedì. Non mi ci hanno voluto mettere, io sono male di diabete, sono male di cuore. Mi tengono tutta la giornata dentro là. Vabbè, non sono andato ancora a bagno da stamattina. Non lo so. Ma voi l'avete chiesto di andare a bagno? È venuto. Se lei va a vedere. Dovete andare adesso a bagno? No, se lei vede i bagni, signor Presidente, non so, forse li sa. Sono tutti chiusi. Sono tutti chiusi qua. Un carabiniere dentro a bagno con me, come faccio ad andare a bagno? Sono chiusi, per motivi di sicurezza, sono tutti chiusi. Come faccio ad andare a bagno con un carabiniere dentro a bagno con me che sono tutti chiusi? Non lo so, io sono male stamattina. Purtroppo, queste sono le attrezzature che lo Stato è riuscito a darci. Sì, ma lei li sa i gabinetti come sono qua? Sono i gabinetti che sono andati a voi. Sono chiusi. Per quale motivo non mi fanno andare? Che io non lo so. Vabbè.
Comunque, io non, di questo praticamente non mi ritengo assolutamente... Ma io poi scriverò al capitano dei carabinieri di queste cose. Vabbè, volevo... Scriverò al capitano dei carabinieri, vediamo un po' se io devo essere trattato così. Io l'unica cosa che ho voluto impedire è che voi praticamente stavate nelle gabbie degli imputati, perché voi non siete imputati. Questo è stato il principio. Ci sono altri dissociati che si sono messi dove l'hanno messa nelle altre aule, non lo so, nelle altre cose appoggiate. A me solo il furgone blindato. Dici per motivi di sicurezza. Boh. Va bene. Non è successo niente poi di grave, che poi in fondo che è passata la mezz'oretta, poi nell'auto blindata. Io sono dalle 6 avete viaggiato pure stamattina, quindi sapete benissimo, insomma, che nel mezzo non è che poi si sta tanto male, insomma. Si sa bene. Vabbè, comunque, voi avete... No, non confermo niente, non confermo niente, signor Presidente. Trattandomi così non mi voglio confermare, perché una persona che si fa ammazzare la famiglia, perché io sto collaborando solo io con la magistratura napoletana e italiana, io sto collaborando con tutti i magistrati, è la prima volta da un sacco di tempo che io sto facendo questa, mi sto comportando in questo modo, scusate, sì. Perché io ho sempre collaborato, ma se io devo essere trattato come un animale, io non intendo più collaborare, e mandatemi, se loro ritengono che io posso scappare, mi mandano nei carceri normali, la scorta di oggi, mi manda nei carceri normali, perché io lo scriverò al capitano, mi stanno trattando male, non il maresciallo che è una bravissima persona, però mi stanno trattando male, comunque. Perciò io forse è la prima volta, ma io mi sento questo male. Se mi consentite, non ha niente a che vedere praticamente con il merito del processo, cioè con la posizione degli altri imputati. Ma io mi devo ammazzare la famiglia, deve essere quindi trattata male. Adesso praticamente, se voi volete fare delle rimostranze, praticamente, che voi parlate con capitano, siete padronissimi e avete ragione e diritto di farlo praticamente. Ma per ciò che riguarda il processo, voi come testimone praticamente, io vi devo invitare anche a prestare il giuramento adesso, tant'è bene che voi giurate. E quindi dovreste dire la verità praticamente, e anche quando voi sapete le cose e non le volete dire, potete essere incriminato per reticenza, nel senso che non dite praticamente quello che sapete praticamente. Se poi c'è una ragione particolare che voi mi dite, io non voglio dire, questa è per ragioni di sicurezza della famiglia, per ragioni... Ma questo già lo sapete, per ragioni di sicurezza è la prima cosa, perché la famiglia non sta più guardata. Io ho citato il dottor Barella, il dottor Vessia, e io lo cito già queste cose. Vabbè, allora adesso vi faccio giurare e poi dopo scriviamo queste cose. Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità, ditelo, giuro. Lo giuro. Presta il giuramento e dite domande e rispondi. Io ho detto sempre la verità, comunque, non ho detto mai bugie, in vita mia. Vabbè. Fanno quello che vogliono. Ma voi non intendete fare alcuna dichiarazione? No, confermo quello che ho detto, non intendo più fare, non smetisco niente. Confermate quello che già avete detto praticamente, lo leggiamo adesso quello che avete detto e poi non aggiungete più niente. Punto. Confermo integralmente. Quanto ho già dichiarato in istruttoria. A fogli 49,55-56,57 del volume quinto e 2 del volume sesto, di cui ho avuto lettura dopo essere stato interrogato. D'amico fa dopo tutto quello che ha detto prima. Sì, però tengo a precisare. Lo ha detto prima, se può dare con la consueta obiettività atto, che all'inizio gli dice sono le questioni che riguardano la sua carcerazione, ha diritto di dirlo e che si riprenda. Quindi dice non confermo niente, ha detto la prima volta. Poi ha detto non voglio fare dichiarazioni. Poi dice, vabbè, non aveva ancora giurato, avvocato, aveva ancora giurato, era stato solo un sondaggio che avevamo fatto, ha prestato giuramento, ha detto confermo, sì. Però non voglio aggiungere niente, ma non voglio fare nessuna dichiarazione. Ma lui ha fatto prima quelle dichiarazioni in pubblico udienza,
lei ha detto conferma le dichiarazioni, lui dice no, non intendo fare dichiarazioni perché effettivamente... esatto, ma lui non intende fare altre dichiarazioni. Ma avvocato Martucci, ce l'ho detto in base di cose mie, diciamo, non l'ho detto in base... Ho capito, però c'è stato, lui dice non intendo fare dichiarazioni, l'ha detto questo ha detto adesso, e lo stavo per scrivere, lui dice oggi non voglio fare nessuna dichiarazione, dice quelle che ho dichiarato lo conferma, ma oggi non faccio nessuna dichiarazione. In due tempi, Presidente, il primo tempo dice non voglio fare dichiarazioni per cose mie, ha riferito quali. Lo ha confermato la seconda volta, poi successivamente, dopo il suo invito... Si dà atto che ciò l'imputato ha dichiarato dopo aver premesso. Non ci sono problemi. Cioè, il testimone, abbiate pazienza. Abbiate pazienza pure voi, Dami. Si dà atto che il testimone ciò ha dichiarato dopo aver premesso che non intendeva fare alcuna dichiarazione. Perché mi sentivo male. Per protestare. Per protestare del modo come viene trattato, in quanto non è. Essendo rimasto fino all'inizio dell'udienza nel cellulare dei carabinieri. Quando non è stato introdotto nell'aula dell'udienza, è stato tenuto sotto scorta nel cellulare dei carabinieri. Punto, poi, virgola, prestate il giuramento. Dopo essere stato ammonito di maleficenza. Sì. E dopo essere stato ammonito delle responsabilità. Che un suo rifiuto, esatto. In quanto teste, anche sotto l'aspetto della reticenza. Come sopra verbalizzato, virgola, ha confermato tutte le dichiarazioni rese in istruttoria. Presidente, allora giusto nel clima di esatta e fedele verbalizzazione, premettendoci, io ho sempre detto la verità, le cose che io ho detto sono sempre vere. Aggiungendo di aver sempre detto la verità, specialmente in istruttoria. E sempre per la precisazione, poi speriamo di non dover intervenire più. E ha fatto questa dichiarazione di conferma prima che gli siano state lette le dichiarazioni, per la verità. Sì. L'ha detto genericamente, sì. Prima, mentre dice dopo. Forse certamente, certamente. Una formula. E ciò, specialmente in istruttoria, e ciò dicendo prima della conferma delle dichiarazioni prima della lettura delle dichiarazioni già rese in istruttoria. C'è un'istanza, Presidente, se la prego. Poi lo stesso testo ha aggiunto che non intende rendere alcuna dichiarazione in questo dibattimento. Alcuna altra dichiarazione in questo dibattimento. Vogliamo leggere prima... Anche a nome dei colleghi di difesa, se il Presidente... c'è un'istanza al Presidente, e se D'Amico naturalmente consente, se lo vuole fare... che prima della dichiarazione dica se ricorda qualche cosa, che cosa ricorda, che cosa può puntualizzare prima della dichiarazione delle letture. Ecco, c'è un'istanza, credo, di tutti i colleghi difensori. Prima della lettura delle dichiarazioni rese in istruttoria, a domanda della difesa, risponde: voi ricordate qualche cosa e volete riferirlo oggi di quello che ricordate? Io ho detto che non intendo riferire, però è arrivato a un certo punto delle domande degli avvocati. Gli avvocati anche loro fanno i loro doveri. Io li rispondo, per l'amore di Dio. Senza nessuna domanda, signor Presidente.
ripetere prima ancora della lettura quello che è a sua conoscenza. Quello? Che è a sua conoscenza. In ordine ovviamente esatto. Agli episodi Fabrocini. Voi volete, volete raccontarci non tutti? Non me le ricordo come stanno le cose, perché io i verbali li ho fatti l'83, sono 5 anni. Io non ricordo. Più o meno, non... Bene i fatti di cui al processo per il tempo trascorso. Dall'ottobre 83-84 mi sembra che ho fatto questa dichiarazione. Per cui non sono in grado ripeterveli cronologicamente e sistematicamente fatto in istruttoria. Comunque, virgola, ripeto, confermo quello che, tutto quello che ho dichiarato in istruttoria perché ho detto la verità. Bugie le diciamo dopo, cioè quando stavamo... Ma per paura dei familiari nostri, signor Giuzzi, sì. Non per qualche altra cosa, per aiutare qualcuno, perché io non solo ne ho avuto in nessuno. Dibattimento. Non ne ho avuto nessuno, perché non mi faccio ammazzare la famiglia. Sono in dibattimento. Siamo costretti a tacere o a fare macchina indietro solo per paura, nient'altro. Per timore di rappresaglie nei confronti dei nostri familiari. Timore che io ho, tuttora. Che anche io ho oggi. Noi le leggiamo le dichiarazioni che avete reso. Voglio ancora aggiungere, signor Giuseppe, che io quando ho fatto queste dichiarazioni ho ricevuto due bombe a casa. Due bombe e poi hanno tentato di sequestrare un mio fratello a Milano. Lei è agli atti, lo può vedere sì. Questo fatto. Quando resi le dopo aver reso le dichiarazioni in istruttoria... Ho ricevuto due bombe a casa. E ma sono esplose le bombe? Sì, come? Non sono esplose, me ne fa saltare a casa. Perciò non vi ho dato, diciamo, sì. Le drisse. Come sono esplose? Quando ho reso le dichiarazioni in istruttoria... La mia famiglia... fu oggetto di due attentati perché sì. Furono esplose due bombe, furono fatte esplodere due bombe nella mia nell'abitazione. Meno male che non c'erano i miei figli. Nella mia abitazione. E poi hanno tentato di sequestrare mio fratello a Milano, di tutto, dalla di costa di Milano. Sì, mia abitazione. Ed inoltre. Poi dopo la pista di carabinieri. Fu operato un tentativo di sequestro di mio fratello. Giuseppe. Giuseppe. Sì, a Milano. Di mio fratello Giuseppe a Milano. Ci hanno in mano gli atti là di costa di Milano. Sì. Perciò io non posso più parlare per paura che venga fatto del male alla mia famiglia. Ai miei familiari. Prendo atto che mi vengono lette le dichiarazioni rese in istruttoria, indicate all'inizio del mio interrogatorio, leggiamo e poi voi dite se le confermate oppure no. Allora, la prima dichiarazione... È quella a foglio 49. No, l'ordine di tempo è quella del volume sesto. La 2, a foglio 2 del volume sesto. Che è dell'8 novembre 83. Sì. Sono a conoscenza di circostanze relative all'omicidio di Francesco Fabrocini e al tentato omicidio di Mario Fabrocino, fratello del primo. Come ho già riferito, in ordine all'omicidio di Barra Carmine, questi fu ucciso per errore al posto di Francesco Fabrocino. Il Cutolo aveva deciso di eliminare i fratelli Fabrocino perché contrastavano il suo potere nella zona di Pomigliano d'Arco. Le circostanze relative ai due fatti delittuosi mi furono raccontate dal Cutolo durante le udienze del processo di primo grado conclusosi dinanzi alla quinta sezione del Tribunale di Napoli, conclusosi nel dicembre 1980. Il Cutolo mi riferì
che l'omicidio di Francesco Fabbrosino era stato portato a termine da un gruppo di 5 persone, tra le quali certamente ricordo Luigi Riccio, detto Giginiello da Ponticelli, e Salvatore Imperatrice. Il Cutolo mi spiegò che gli autori dell'omicidio avevano dovuto attendere che il Fabbrosino lasciasse una sua figlia presso una scuola per portare a termine l'azione. Quanto al tentato omicidio di Mario Fabbrosino, il Cutolo mi raccontò che all'azione delittuosa avevano partecipato Davide Sorrentino, Mario De Sena e Luigi Riccio. Ricordo perfettamente che il Cutolo magnificava Davide Sorrentino, allora già fidanzato della nipote Carolina Cutolo. La decisione di eliminare i fratelli Fabbrosino fu presa inizialmente dal Cutolo nel corso di una riunione durante la latitanza in Albanella, presenti io, Carlo Bino, Giuseppe Serra, detto Svizzero. Trascorsero dall'originaria decisione circa 2 anni e più. Il Cutolo, nel corso del processo di cui sopra ho fatto cenno, mi disse che aveva dato incarico a Nuzzo Nicola, detto Carosello, di organizzare materialmente l'uccisione dei fratelli Fabbrosino. E il Nuzzo aveva scelto gli uomini della sua zona da lui dipendenti, Riccio Luigi e Imperatrice Salvatore. Faccio presente che all'epoca il Cutolo non conosceva personalmente il Riccio e l'Imperatrice. C'è una parola... legalizzati, tra virgolette, entrambi nell'estate del 1979 a nome di Nuzzo Nicola, capo zona di Ponticelli. Questa è la prima dichiarazione. Questa la confermate. Poi la seconda in ordine di tempo dovrebbe essere quella a foglio 55-56, che è una dichiarazione dibattimentale, riferinanzi all'ottava sezione penale del Tribunale di Napoli. Che mi fece il padre di Davide Sorrentino. A domanda. In ordine all'omicidio del fratello di Mario Fabbrosino, posso dire, per averlo appreso da Riccio e Imperatrice, che fu opera della loro squadra. L'obiettivo era Mario, ma fu colpito il fratello. Questa è la parte. E questa era la parte della dichiarazione dibattimentale. Poi c'è un foglio 49 e uno foglio 57 del volume 5. E queste sono nell'esatto ordine cronologico. Allora, foglio 49. Al giudice istruttore, non intendo rendere dichiarazioni in merito ai delitti di omicidio e tentato omicidio in danno dei fratelli Fabbrosino Francesco e Fabbrosino Mario, perché il trattamento che mi viene riservato in questo carcere è particolarmente ingiusto e inoltre ho l'impressione che il direttore Giuseppe Della Vecchia faccia di tutto per crearci delle difficoltà e dissuadersi dal continuare a collaborare con la giustizia. Mostro alla signoria vostra una cartolina portatami dalla mia convivente Patrizia Petrucciani. Io le avevo scritto la cartolina terminando con le parole ti bacio. Qualcuno degli agenti di custodia, prima di spedire la cartolina, ha aggiunto a penna le parole nel buco del culo. Ti vorrei scopare con il mio uccello. Ho fatto vedere la cartolina al direttore e al maresciallo chiedendo che accertassero a chi degli agenti appartenesse alla grafia. Mi hanno risposto che non potevano fare niente e mi hanno restituito la cartolina. Inoltre, il 28-29 gennaio di quest'anno ci fu un litigio tra me e Gianni Melluso in questo carcere. Più esattamente, il Melluso mi aggredì senza spiegarmi il motivo. Successivamente lo stesso Melluso scrisse una lettera a Riccio Luigi con la quale ammetteva di essere stato lui ad aggredirmi. Il Riccio a sua volta mi ha fatto pervenire questa lettera che mostro in visione alla signoria vostra. Ciononostante il direttore ha punito me togliendomi il colloquio privilegiato con i miei familiari. Tutti questi comportamenti mi hanno posto in un particolare stato di agitazione perché mi sento ingiustamente perseguitato. Non appena verrò trattato con maggiore giustizia tornerò a collaborare. Voglio far presente che da parte mia non si tratta di capricci puerili, ma dell'unico mezzo disponibile per impedire, senza che l'autorità giudiziaria ne venga a conoscenza, comportamenti a mio parere chiaramente finalizzati a dissuadermi dal collaborare ulteriormente. Per onestà devo dire che ho avuto anche una denuncia per oltraggio a un agente di custodia. Effettivamente l'oltraggio lo feci, ma certamente non usai le parole riferite all'agente. Non ho altro da aggiungere. Infine, sempre al giudice istruttore. Confermo integralmente quanto dichiarato al pubblico ministero dottor Di Pietro in data 8 novembre 83. Ribadisco che fu personalmente Raffaele Cutolo ad informarmi di aver dato incarico a Nicola Nuzzo di uccidere Mario Fabbrosino. Successivamente, essendo detenuti insieme io e Nicola Nuzzo nel carcere di Poggio Reale, nei padiglioni Milano, Salerno e Avellino, rispettivamente nelle celle numero 53, 42 e 24, nel periodo 79-80, lo stesso Nuzzo mi confermò di aver ricevuto dal Cutolo l'incarico di uccidere Mario Fabbrosino. Successivamente, in occasione di un'altra comune detenzione presso il carcere di Fossombrone nell'anno 1983, mi sembra nei mesi di agosto o settembre, incontrato il Nuzzo, il quale era già passato alla nuova famiglia, proprio con Mario Fabbrosino, gli chiesi come mai aveva potuto fare ciò dopo aver fatto uccidere Francesco Fabbrosino e tentato di uccidere il fratello Mario.
Mi rispose che non era lui il responsabile degli omicidi, bensì la squadra di Riccio Luigi su mandato di Raffaele Cutolo, nonché quella di Davide Sorrentino di Acerra, sempre su mandato del Cutolo. Era chiaro che il Duzzo mentiva, essendo passato con il clan di Mario Fabrocino. Gli chiesi che cosa aveva detto a Mario Fabrocino ed egli rispose ad avergli detto le stesse cose che aveva detto a me. Io gli mostrai chiaramente il mio disprezzo e lo allontanai in malo modo. Dopo qualche ora dall'incontro, il Nuzzo mi fece pervenire tramite un altro detenuto, del quale ricordo che faceva il piantone a Luciano Liggio e che si chiama Cammarota Salvatore, un biglietto nel quale mi invitava ad abbandonare la NCO e passare alla nuova famiglia. Aggiungeva che in caso di una decisione positiva avrebbe lui garantito per me. Inoltre mi informava che Cutolo Raffaele aveva deciso di farmi uccidere. Proprio il bigliettino del Nuzzo mi indusse al pentimento, perché pensai che nella nuova famiglia avevo molti nemici e ormai anche nella NCO non stavo sicuro. Ed infatti il 2 ottobre 83 iniziai la mia collaborazione con la giustizia e consegnai il biglietto fattomi pervenire dal Nuzzo al giudice istruttore dottor Fontana, ai giudici istruttori dottori Fontana e De Lucia. Dell'omicidio di Fabrocino Francesco e del tentato omicidio di Fabrocino Mario ebbi occasione di parlare anche con Riccio Luigi, il quale si è sempre mostrato molto evasivo e non mi ha mai detto nulla di preciso. So comunque che il Riccio tenta di aiutare il Nuzzo, ma non ne conosco i motivi. Dai giornali ho appreso la notizia che Riccio Luigi ha scagionato il Nuzzo in un processo che lo vedeva imputato dell'omicidio di Alfieri Biagio, facendolo assolvere. La cosa mi ha alquanto meravigliato, perché sapevo che in precedenza il Riccio aveva anche in sede di confronto ribadito le sue accuse contro il Nuzzo. Nell'anno 1982, nel carcere di Novara, essendo detenuto insieme con Davide Sorrentino, il medesimo mi disse che il mancato omicidio in danno di Mario Fabrocino era stato conseguenza del fatto che il Fabrocino stesso indossava un giubbotto antiproiettile che lo aveva salvato da sicura morte. Nulla altro so in relazione ai fatti di cui al presente processo. Questo è confermato tutti quanti. Come abbiamo scritto per ultimo, l'ultima frase... Prego. Dopo che ne ho avuto lettura, le confermo tutte integralmente. Farvi delle domande. Allora, cioè, vuoi fare delle domande? Sì, no, io volevo chiedere soltanto quando... In relazione proprio all'ultima parte delle letture fatte, quando nel carcere di Novara Sorrentino Davide vi diceva che il mancato omicidio di Mario Fabrocino era ripeso dal fatto che il Fabrocino aveva il giubbotto antiproiettile, ne parlava come un'azione commessa da lui, di cui egli era a conoscenza diretta per essere stato lui uno degli esecutori? Sì, giù, datosi che questi signori, no, anche io, quando eravamo camorristi, raccontava chi aveva fatto di più di omicidi, delle azioni che avevano fatto, e si vantavano, le andavano dicendo a tutti quanti quello che l'avevano fatto: ho ammazzato a quello, ho ferito a quell'altro, ecco Magnacanda. Ora tutti quanti portano negativo, perché solamente io mi sto accusando tutti gli omicidi che ho fatto, li sto pagando tutti quanti, però gli altri portano negativi, diciamo, devono prendere le condanne. Ma a quel momento io credo che nessuno aveva intenzione di dirmi una bugia, perché io, diciamo, ero un santissimo, per quale motivo mi dovevano dire una bugia? Diceva una bugia, non lo so, forse... Lo chiedo perché, stando invece alle dichiarazioni degli altri pentiti, che poi costituiscono gli unici elementi di accusa, almeno dal punto di vista testimoniale, a carico degli imputati, Sorrentino non sarebbe l'autore del tentato omicidio, ma dell'omicidio di Francesco Fabrocino. Io non lo so se poi ammazzate pure Francesco Fabrocino. Io l'ho detto anche, questo fatto l'ho detto anche perché il padre... Antonio Sorrentino mi ha domandato in un'aula qua alla Ticino, quando stavamo facendo il processo dell'NCO, dice: ma mia figlia ha ammazzato Fabrocino? Io gli ho detto di no, in un'aula gliel'ho detto, perché io sapevo che non l'aveva ammazzato. Se poi l'ha ammazzato lui, questo non lo so, non è che sarei a proteggere, io non proteggo nessuno. Cioè, in pratica i nomi che fate voi in questo processo sono esattamente ribaltati. Quelli del tentato omicidio sono quelli dell'omicidio e viceversa. Questo rispetto a quello che dicono gli altri. No, questo non lo so precisamente, poi dopo come sarà. A me mi hanno raccontato così, io così ho detto. Non è che me l'avrebbe detto proprio Cutolo, diciamo, sono stato zitto, sembrone preciso. No, a me me l'ha detto, la maggior parte me l'ha detto caro figlio, Nicola Nuzzo, che siamo sempre assieme. E voi quello che avete sentito, quello avete ripetuto. Esattamente. Allora, come si chiama? Sorrentino? Davide. Nel carcere, ce lo dice. Sorrentino Davide...
parlava del tentato omicidio. Parlava del tentato omicidio. Sorrentino Davide, nel carcere di Novara, come già ho dichiarato, virgola, informò del tentato omicidio di Fabrocino Mario. Sì. E disse di avervi partecipato pure lui. Sì, signore. Ma questo uscì una scotretta, diciamo, uscino. Non trovavano uno, ne colpì uno. Ma quando vi riferì questo fatto, disse sono andato pure lui. Sì, io. Sì. Vantandosi che aveva partecipato anche lui a tale delitto. E dicevo bugie, non poteva dirlo. Non v'era ragione che mi dicesse bugie, e perciò io gli credetti. Sì. Come? Sì, sì, sì. Sì, 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 l'ho detto. Lui rivestiva il ruolo di santista. Dunque, allora non aveva... anche perché io ero, tra virgolette, santista... della NCO, e perciò gli credetti. Come? Perciò non era possibile che mi dicesse tanto io ero santista. E perciò l'ha detto. Io gli credetti, abbiamo detto. Non era possibile che mi dicesse fuggire. Come abbiamo scritto? Abbiamo scritto, allora basta così. All'epoca, tutti coloro che commettevano omicidio o altri gravi delitti uscivano a squadretta, diciamo. Se ne vantavano. Che poi non trovavano uno, ne ferivano un altro, ammazzavano un altro, questa è un'altra cosa. Con gli altri appartenenti alla NCO. Mostrare il loro valore e coraggio. Comunque per questo lo facevano, perciò se vantavano. No, ma l'incarico l'aveva avuto proprio Carosella, diciamo, Nicola Nuzzi, diciamo, di fare ammazzare il Graunaro, no, a qualcuno del Graunaro. E questo l'abbiamo detto. Mario, a Francesco, uno dei due. Se questo l'avete già detto. La squadretta era sua, diciamo. Comunque, Davide Sorrentino era di Acerra, era della squadra sua. Comunque... E voi chi ve l'ha detto? Che Nuzzo ve l'ha detto? Sì, no, ma lo sapevo, perché poi, signor Giudice, se io dovrei aggiungere, è meglio che non aggiungo altre cose, perché poi io sono stato insieme a Cutolo, quando Cutolo voleva ammazzare giù a tribunale a Mario Fabbocini, vediamo se risultano che siamo stati assieme. Noi da una parte, Mario Fabbocini da un'altra, Cutolo voleva ammazzare, ci prendiamo i coltelli e ammazziamo, sequestriamo i carabinieri e ammazziamo a Fabbocini. Questo è stato precisamente quando stavamo facendo il primo processo della NCO, nell'80-81. Perciò, della quinta tribunale davanti al dottor Giordano, no, a dottor Calabrese Giordano e la Teresa Casoria, la pubblica ministeria. Esatto. Allora che abbiamo scritto? Comunque era sicura la cosa, non è che io la starei inventando, la cosa era basata su elementi sicuri. Comunque che Cutolo Raffaele volesse uccidere Franco Fabbrocino? No, Mario. Mario Fabbrocino? Sì, Mario. Questo è stato dopo che lui era stato ferito. Dopo che questo Mario, no, diciamo, non l'hanno ammazzato perché c'aveva i due giubilanti. Sì. L'abbiamo incontrato giù al tribunale. Sì. E si può vedere anche le date, vi posso dire anche le date. Mario se è vero, no? Sì, che lui dovesse uccidere Mario Fabbrocino. Precisiamolo, anche dopo, per la verità. Sì, dopo. Dopo che era stato ferito. Mario Fabbrocino. Io ne ho certezza. Di persona poi. Perché lo stesso Cutolo, dopo il tentato omicidio nei confronti di Mario, del predetto Mario Fabbrocino, mh,
celle di sicurezza. Sì, nelle celle di sicurezza. Noi stavamo, diciamo, vi posso anche spiegare com'è il giorno, credo che risulterà dalla cosa. Noi stavamo soprattutto, diciamo, isolati, la squadra della NCO, e lui stava da solo in una cella, dove ci sono tre celle, giù alla... in una cella, la prima cella di qua. Noi appena siamo usciti per metterci le manette per salire sopra, Cudo lo voleva sequestrare i carabinieri, ci avevamo tutto pronto. C'erano coltelli per sequestrare i carabinieri per ammazzarlo. Voleva sequestrare i carabinieri? Sì, sì, volevamo, lui dice, sequestriamo i carabinieri, ammazziamo. Dunque, perché lo stesso Cutolo nelle celle di sicurezza di Castel Capuano, che era insieme a me, a Serra, a Bino, tutti quanti, insomma, Iafulli, dove io, lui, Iafulli ed altri appartenenti alla NCO, è capace che qualcuno di questi uscirà, confermerà ciò che dico io. Questo è sempre del primo processo della la prima NCO. Eravamo in attesa di essere chiamato nel primo processo alla NCO, sì. In udienza, essere chiamati in udienza al primo processo alla NCO. Si può verificare comunque, se è vero che c'era Mario Fabbacino laggiù. Il Cutolo? Aveva pensato di sequestrare i carabinieri. Sì, bambino, lo dovevo fare anche io, non è che lo fare. Nel momento in cui avrebbero dovuto metterci le manette per portarci sopra nell'aula di udienza, al fine di uccidere Fabbrocino Mario, che era ristretto da solo in una cella appena si esce da dove stavamo noi, in una celletta, sì, posta all'uscita della gabbia dove eravamo noi della NCO. Sì. Poi Cuto potrà anche dirvi che si è salutato con Fabbrocino. Io lo so che lui viene e dice: domandate a Fabbrocini, ci siamo salutati, però era un saluto, diciamo, falso. Chi è che si è salutato? Lui. Pum. Si è salutato. Ma poi non avete non ce la potevamo fare, signor Giuno. Come? Non ce la potevamo fare, erano venuti molti carabinieri. Pum. Poiché erano molti carabinieri, aspettavamo che arrivava la pistola. Desistemmo da tale proponimento del Cutolo. Dall'attuare tale proponimento del Cutolo. In attesa di un'altra volta se potevamo avere la pistola. In attesa di occasione migliore. In quella circostanza, nel passare davanti alla celletta dove era il Fabbrocino, il Cutolo lo salutò. E l'altro gli rispose. Sì. E l'altro gli rispose. Che poi un'altra volta, a posto, diciamo, di non lo so se era il fratello o lui, che dovevano ammazzare, hanno ammazzato una persona innocente. Non mi ricordo come si chiama, mi sembra che si chiamava Barra, che guidava un'auto, questo che stava verso San Giuseppe, San Giuseppe Ottaviano. No. L'hanno data appresso, diciamo, per ammazzarlo, si credevano che era Fabbrocini, hanno ammazzato a questo innocentemente. È detto nel verbale comunque. Sì, questo è un fatto che mi è venuto. Questo è già dichiarato. No. Non so chi l'ha dichiarato, io lo so di persona. No, voi l'avete dichiarato. Io avrei una domanda. Io domanda lo so di persona. Che si riallaccia alle ultime. Già risulta praticamente questo fatto qua. Che poi Cuto lo voleva far scaricare, che era un parente di Barra, che avrebbe violentato, non lo so. Lo stesso tentativo di omicidio del Mario Fabbrocino mi fu anche riferito da Nuzzo. Sì, ma da tutti, signor Giù. Presidente, circa quell'incontro che riferisce il teste tra Cutolo e Fabbrocini, questo saluto, se vuole chiedere al teste se in quella circostanza furono fatte anche le condoglianze da parte del Cutolo. Sì, vabbè, adesso lo dico. Sì, giusto perché Nuzzo, anche nella difesa mi interessa lo stesso. Nicola, Nuzzo Nicola. Durante il saluto che si scambiò Cutolo con Fabbrocino Mario, no, fece pure le condoglianze. Mi dispiace quello che è successo a tuo fratello.
Cioè fece l'ironico. Devo precisare che durante... tra Cutolo e Fabbrucino, come ho innanzi detto, il Cutolo disse anche al Fabbrucino che gli dispiaceva quello che era successo al fratello. Ma sempre cose, diciamo, di uno o due minuti. Quindi alludeva all'omicidio di Fabbrucino Franco. Sì. Mi ricordo, alludendo all'omicidio di Fabbrucino Franco. E Fabbrucino Mario chi rispose? Cioè, annuì con la testa, fece un segno, non mi ricordo, una specie di segno. Non credo che rispose. E chi lo sapeva che gli aveva fatto ammazzare lui, che doveva dire? Stava da solo, come lo visse, che doveva dire? A quel momento tutti quanti... Franco. Ma no Franco, Mario. Ma, sì, lo so. Gli fece le condoglianze per la morte di Franco, praticamente. Al che il Fabbrucino Mario senza proferire parole, fece un movimento col capo come per annuire. Che deve fare, povero Cristo? Domande pubblico ministero? No, nessuna. Domande della difesa? Testimone, che cioè per quanto riguarda poi lo... Danuzzo Nicola, tanto vero che quando incontrò il padre di Sorrentino che gli chiese notizie, sennò tuo figlio, per quello che mi risulta, all'omicidio di Francesco non ha partecipato. Questo già l'ha detto. Perciò, voi dell'omicidio di Franco Fabbrucino, da chi l'avete saputo? Da Danuzzo. No, ma avvocato Bartu, ce l'ho riferito anche in auto. Danuzzo, praticamente. Lo stesso Nuzzo, ne già abbiamo detto che questi fatti l'aveva saputo Danuzzo, lo stesso Nuzzo mi ragguagliò dell'omicidio di Franco Fabbrucino. E disse che non c'entrava. No, a me non me lo fece, non per mi disse, non c'entrava. Per questo che in udienza il padre di Sorrentino di Davide disse che il figlio non c'entrava. Per completare la risposta. No, che non c'è, non è che non mi disse che non c'entrava Davide, disse che Davide aveva ferito a Mario, è andato per ammazzarlo e non l'ha ammazzato, questo è tutto. Che poi perciò, andato, ma lo disse Nuzzo? Sì, io non lo escludo e non lo includo che sia stato lui a farlo. Perciò che Sorrentino Davide era andato per uccidere... Sì, altre volte era andato, che non l'avevo trovato, però che a ferirlo, a Mario sì, di ammazzarlo non mi ha detto che l'ha ammazzato lui, capito? Ho capito. Ammazzare a Francesco. Quindi Franco non è stato Sorrentino ad uccidere. No, come ha detto lui. Come ha detto Nuzzo, praticamente. Sì. Invece Sorrentino avrebbe ferito Mario. Sì, esattamente. Avrebbe ferito Mario. Ma questo l'ho detto già. Qui, lo stesso Nuzzo... Confermo che l'ho detto già, non è... Mi disse che Sorrentino Davide aveva compiuto il tentato omicidio del Fabbrucino Mario. Ma non aveva partecipato all'omicidio di Fabbrucino Franco. E il padre di Davide, dove lo vedeste voi? Sì, facendo un confronto così, diciamo, in quest'aula qua, quando al primo incontro, non mi ricordo, comunque al processo di Tortora,
facevamo il confronto. Dice, la prima cosa che voglio domandare ad amico, perché il padre lo conosce da tanti anni, una bellissima persona, ci voglio domandare ad amico, dice, dimmi una cosa, mio figlio ha ammazzato era durante un confronto, nel sì, processo... Confronto. Sì, ma risulta, io credo che risulterà dagli altri. Cioè, ti senti, il primo troncone della nuova Camorra. Non mi ricordo se è il primo, il secondo. Comunque, vabbè, il primo che si è fatto, sì, dove sì, ci sì. Stava Tortora. Sì, esattamente. Esattamente, e quindi è il primo praticamente quello. No, là. Ma lui mi sembra che stava al secondo troncone. Era il processo Tortora, però non mi ricordo se stava al primo o al secondo troncone. Sì, ma voi stavate nel primo troncone. No, io non ero imputato. Non era imputato. E quindi eravate testimone. Nel primo troncone eravate testimoni. Il decimo primo, secondo e terzo. Quindi ci fu un confronto tra voi e il padre... E mi fece una domanda, la prima domanda che mi fece... Il confronto fu tra voi e il padre di Davide. Sì. Diciamo che domandò, non ricorda però quale troncone era. E vi domandò se il figlio aveva partecipato all'omicidio di Fabrocino. Sì, sì, io ho detto di Franco Fabrocino. E voi ci dicesse no, per me non mi risulta. Io so che non ha partecipato. No, certo non mi risulta. Ma non mi risulta che ha partecipato. Devo anche aggiungere che... Come? Terzo troncone. Infatti, ottava sezione, a minimo verbale. Carriello, presidente Carriello. Sì, allora sì. Il terzo troncone. Sì, sì, sì. Devo anche aggiungere che... Era un confronto o era una domanda? Che no, mi fece una domanda, perché io stavo facendo il confronto con lui per altre cose. E lui mi fece questa domanda. Ma quindi era in sede di confronto, praticamente. Sì, sì. Devo anche aggiungere che durante... Il dibattimento. Nel processo al terzo troncone del processo trattino terzo troncone alla trattino alla nuova Camorra alla NCO. Io stando a confronto con il padre di Sorrentino Davide, virgola, a specifica domanda fatta da lui, rivoltemi dallo stesso, virgola, dissi che non mi risultava che il figlio avesse partecipato all'omicidio di Franco Fabrocino. Questo era quello che sapevate voi. Ma io voglio credere che in questo processo ci sono dei pentiti che hanno partecipato assieme, che non dicono pure la verità. Cioè, perciò dico, questo è quello che sapevate voi. Che dicono tutti quanto la verità, sì, non è che lo sì. Deve dire solamente d'amico, deve venire qui a confermare dissi, le cose. Dissi, ciò perché... Questo io sapevo. Esattamente. Domande? Nessuna. Nessuna domanda. Allora potete andare. Prego. Deve venire incarnato adesso. Incarnato Mario. Voi per chi siete? Gentile di Leva Cino, Gaetano Anzetta. Allora, date atto. State già scrivendo. Accomodatevi, prego. Gaetano. In serra. Per delega dell'avvocato Gerardo Inserra. Prego. E poi è presente anche l'avvocato della Pia, difensore di fiducia di Cutolo. Tutto a posto? Consapevole delle responsabilità che con giuramento assumete davanti a Dio agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità. Ditelo, giuro. Lo giuro. No, siete incarnato Mario, beh. Sì. Incarnato Mario si è nato a Napoli l'8 marzo 1953. Sì. Abitate a Napoli? Alla casa vostra è a Napoli e la famiglia? Dove abitate? Non lo so dove è la mia famiglia, signor Presidente.
cioè non so dove abita la mia famiglia. Ma voi il domicilio dove l'avevate? A Napoli? Io l'avevo a Napoli. Quindi se uscite... Adesso non so dove è la mia famiglia. Ho capito. Dunque, residente a Napoli, e qual era la via dove abitavate? Ma non mi ricordo dove era. Senta, a Napoli... Indirizzo che non ricorda. Cioè, sta agli atti l'indirizzo, signor Presidente. Attualmente detenuto, non c'è importanza mettere la... Ipotetica lo fanno residenza. Perché quando esce poi devono provvedere alle notifiche, vogliono l'aggiornamento della del domicilio, solo per questo. Ma per ragioni di opportunità. Lo so che è detenuto praticamente il testimone. Ma altre volte la cancelleria sempre ha chiesto... Ma certo, ho capito, sì, sei scarcerato, sappiamo bene. Non è il mio caso, signor Presidente. Cioè, forse se non mi dissociavo era uscito già, allora non adesso è il mio caso. Va bene. Dunque, Incarnato, voi avete reso diverse dichiarazioni in istruttoria, le confermate queste dichiarazioni? Io prima di parlare, signor Presidente, voglio dire, cerchiamo di non equivocare di quello che dico io. Sì. Cioè, io confermo tutte le mie accuse che ho fatto. Sì. Non vado inoltre, perché io non credo più, cioè, alla giustizia italiana, ma per determinati motivi, cioè, all'ordine del giorno, cioè, io non voglio fare zibella. La mia coscienza è a posto perché ho detto quello che sapevo. Adesso io penso che la coscienza altra gente non ce l'hanno a posto, perciò io non voglio andare in auto, non per qualcosa. Cioè io ho fatto una scelta, la ritengo giusta, vado ancora avanti. Non tengo fiducia in determinate cose, cioè, ma io dico delle cose che poi io devo sapere che determinate persone che hanno fatto dei reati assieme a me, non mi sta bene, allora io non vado avanti. Vabbè, perciò voi quello che avete dichiarato lo confermate. Però praticamente voi non intendete più collaborare con la giustizia. No, io collaboro, cioè per me è una collaborazione che sto confermando. Sì. Cioè, ma se vi facciamo delle domande, voi rispondete. No, rispondo più. Perché, signor Presidente, io voglio far capire quello che dico io. La Camorra agisce in un certo modo per dimorire a noi, dissociare in un certo modo. Cioè, ma la giustizia non fa niente per aiutare noi. Cioè, io non ho chiesto di uscire, non ho chiesto mai niente. Cioè, a me non mi deve, perché se io ero imputato solo per delitto salvio e io potevo uscire, signor Presidente, ho dissociato, mi sono accusato tutti i miei reati, che poi non solo, c'è proprio soltanto io e proprio soltanto io, tutti i reati che sono stati fatti a Napoli l'ho fatto io e i dissociati, cioè l'altra gente non hanno fatto niente, questo è quello che devo dire, questo vogliono, cioè perché sia magistratura o chiunque sia, o politico, che ci vogliono far collaborare a noi. Noi non diciamo che vogliamo uscire dal carcere, non chiediamo una certa serenità, noi abbiamo fatto una certa scelta. Io ho perso un fratello, io mi vergogno perché mi vergogno di venire qua sopra perché fa questa scelta, io ho perso un fratello. E nemmeno a Is, per esempio, che dice se io ho delle stannanze, chi mi sputerà in faccia, dice mi fate ammazzare perché mi sento responsabile. A cagna che cosa? Caro Papa, magistratura da mettere la sorta delle grandi persone che hanno fatto reato assieme a me. Io mi vergogno, signor Presidente, che se ha ragione che io non vado a no, per colpa da cosa. Ma bene. Che è il discorso che dico io? Okay. Dunque, allora io voi confermate quello che avete dichiarato, tutto quello che avete dichiarato in istruttoria. Beh, le leggiamo adesso praticamente. Ma voi... mi ricordo tutto, signor Presidente, cioè io confermo quello che ho detto, cioè, ma non intendo più rispondere, perché sì. Cioè, che è il discorso che dico? Sì, ma noi comunque, sì, giusto per sapere, esattamente, potrebbe essere qualche cosa sbagliata, voi correggete praticamente, non è che lo vogliamo, non è che noi siamo qui per perdere tempo, lo facciamo nel vostro interesse, perché se c'è qualche errore voi lo potete correggere. Allora, confermi integralmente... tutto quanto dichiarato in istruttoria. Dico, poiché... noi pentiti tra virgolette, siamo stati tenuti in debita considerazione... non ho più fiducia nella giustizia, momento che per gravi delitti numerosi camorristi da noi accusati sono stati assolti. Io parlo di me stesso, non parlo in generale. Da me accusati sono stati assolti. Non intendo aggiungere altro a quanto già
Ho dichiarato, finora ho dichiarato. Sì. Poi ti guardi l'ordine cronologico, adesso io li numero, le fogli. A questo punto... Presidente, c'è quella istanza precedente, se lei ritiene, se Incarnato consente, cioè a far riferire a Incarnato quello che ricorda oggi dei vari episodi e dei vari riferimenti. Vabbè. Voi prima volete, della prima che leggiamo le dichiarazioni che avete reso, raccontarci tutti i fatti adesso? No, signor Presidente, cioè io ho detto di a no. A domanda cioè... della difesa risponde. Io capisco, per esempio, che gli avvocati napoletani sono molto bravi, vabbè, ma purtroppo non ne posso accontentare. Sì. A domanda della difesa risponde praticamente. Io non intendo anzi, colgo l'occasione ripetere per... tutte le dichiarazioni che ho già reso in istruttoria. Punto. Come ho detto, io le confermo tutte. E prendo atto che la signoria vostra ne dà lettura. Contenuta ai fogli. -41, -45, -59 del volume quinto. 40-41, 45-59 del volume quinto, virgola, 3-4 e 10 del volume sesto. L'ha detto già, non credi più alla giustizia, perché no, dopo che ha parlato, sì, accusando sì, praticamente dei camorristi, sì, chiaro, si è visto Presidente. Assolvere questi camorristi praticamente, sì, e quindi praticamente lui non crede più alla giustizia. Non intende oggi, perché oggi non intende ripetere a memoria quello che praticamente ha già dichiarato e vuole che gli si dia lettura? Questo non ho capito. No, io non ho detto, il Presidente mi ha chiesto, e io ho detto di sì, cioè io non ho chiesto, leggetemi verbale, io... Quello che ho detto, quello ripeto. Io confermo tutto quello che ha detto il senatore. Non vado inoltre perché lo ritengo, per me, un perdere di tempo mio. Cioè, questo è il discorso. Come noi vorremmo vabbè, sapere, ma però. Insomma, l'avvocato vuole sapere adesso gli questo. Avvocati volevano praticamente che lei raccontasse tutto quello invece che sa. Invece di leggere quello che abbiamo... sul tentato omicidio senza... già scritto. Sì, sì. Voi... ce lo ripetete adesso, ce lo raccontate adesso come se fosse la prima volta. E noi sì, non ma se io dico non voglio confermare, non voglio determinate cose, cioè è inutile che io racconto ho mancato omicidio, l'omicidio si cose qua, perché per me si accuso delle persone che hanno fatto degli omicidi assieme a me e poi a contrappello e metta sotto, non ritengo opportuno e dice delle cose che sa. Ma cioè, loro non dovrebbe neanche confermare a questo punto. Io confermo, poi dipende dal Presidente a corte. Perciò dico, quindi cose. Voi, a parte il fatto che confermate, sì. Voi quindi oggi non volete fare praticamente altre dichiarazioni. No, io che sono stato a chiaro, domanda della difesa, sono. Risponde. Non intendo ripetere il racconto dei fatti. Più volte ripetuti da me ripetuti in istruttoria. Ciò perché ritengo che sia tempo perduto. Tanto sta alla Corte decidere come ritiene opportuno, in base a quello che ho dichiarato. Vengo a precisare quello che ho detto, per me è la verità, senza nessun interesse. Punto. Io ho detto sempre la verità in istruttoria. Allora vogliamo provvedere a questa lettura. La prima dichiarazione è quella resa il 1° dicembre 1983 al Pubblico Ministero. Sono a conoscenza di fatti relativi al tentato omicidio di Mario Fabrocino e all'omicidio di Francesco Fabrocino, fratello del primo.
Ricordo perfettamente che il tentativo di omicidio di Mario Fabbrocino è anteriore all'omicidio di Francesco Fabbrocino. Entrambi gli episodi delittuosi avvennero nell'autunno del 1980. Devo fare una premessa, e cioè che la famiglia Fabbrocino era considerata da Raffaele Cutolo sua principale nemica, e il Cutolo in più occasioni aveva esternato il proposito di eliminare i fratelli Fabbrocini. La prova di quanto dico la si può ritrovare in una delle formule che vengono recitate allorché lo sgarrista deve affiliare un nuovo camorrista. Si dice in particolare che non possono fare parte della NCO gli infami traditori e Mario Fabbrocino. Dicendo Mario Fabbrocino si intende che non possono far parte della NCO appartenenti alla famiglia Fabbrocino. 4-5 giorni prima del tentato omicidio di Fabbrocino Mario, un pomeriggio, come eravamo soliti fare, Luigi Riccio, io, Argentato Carmine e Salvatore Imperatrice, ci recammo a casa di Nuzzo Nicola, allora responsabile del gruppo di Ponticelli, per conto della NCO. Il Nuzzo, fra le altre cose, comunicò a Luigi Riccio, soprannominato Giginiello di Ponticelli, la volontà di Raffaele Cutolo di uccidere Mario Fabbrocino. Il Nuzzo disse che il Cutolo aveva dato a lui l'incarico di organizzare l'omicidio. Il Nuzzo, naturalmente, doveva servirsi della sua squadra, cioè la squadra di Ponticelli. Apprendemmo la circostanza riferitaci senza discuterla. Ho già riferito in precedenza che noi della squadra di Ponticelli eravamo soliti vederci ogni sera a turno, ora a casa di uno, ora a casa di un altro, per discutere delle azioni delittuose da compiere o di quelle già compiute. La sera prima del tentato omicidio di Mario Fabbrocino ci vedemmo a casa di Argentato Carmine, inteso Popone. Eravamo presenti io, Luigi Riccio, Salvatore Imperatrice, Argentato Carmine, Romano Giovanni, soprannominato Marziano, Alessandro Ernesto di Barra, Luigi Altamura di San Giovanni a Teruccio e tale Ciro, di cui non ricordo il cognome, in questo momento soprannominato Mau Mau di San Giorgio a Cremano. Luigi Riccio disse che l'indomani mattina ci dovevamo trovare tutti per le ore 9 a casa di Argentato, da dove sarebbe partita la spedizione per l'omicidio. Naturalmente non si discusse l'ordine di... Parlate tramite il vostro avvocato, non direttamente. Ma dopo, dopo. Non dopo. Potete, dopo, se volete fate, chiedete calma, un confronto, calma. Dopo. Voi non potete interrompere, se volete chiedete un confronto tramite il vostro avvocato e lo faremo dopo. Naturalmente non si discusse l'ordine di Luigi Riccio. Voglio precisare che io, l'Alessandro Ernesto e il Romano Giovanni avevamo già deciso di recarci sull'autostrada del Sole per portare a termine qualche rapina dei tir in transito. E infatti la stessa sera della riunione, al termine di essa, noi tre partimmo con un'auto BMW guidata da Romano Giovanni. Viaggiavamo sulla Napoli-Roma e non ci fu data l'occasione di portare a termine alcuna rapina per mancanza di passaggio di camion che potesse interessarci. Ricordo che ci spingemmo fino al primo grosso motel della Pavese sulla via per Firenze. Potevano essere le ore 1:30. Eravamo sul raccordo anulare. Io ed Alessandro prendemmo un caffè alla Pavese e dopo aver attraversato il Cavalcaviglia ci portammo sulla strada verso Napoli, dove intanto si era spostato il Romano. Adocchiammo un camion fermo, pensai di commettere un furto, sollevai, anzi mi avvicinai ad un camion furgonato, toccai la maniglia della porta, ma subito mi avvidi della presenza di qualcuno all'interno della cabina di guida, il quale si mise a urlare. Io ed Alessandro fuggimmo per le campagne e perdemmo il contatto con il Romano che era rimasto alla guida dell'auto. Seppi dopo dal Romano che il contatto non fu ripristinato perché riportatosi di nuovo sulla corsia per Firenze per prelevarci fu bloccato da una teoria di macchine formatasi a causa di un incidente stradale. Con mezzi di fortuna raggiungemmo Roma e verso le ore 6:37 prendemmo il treno per Napoli. Io e Alessandro ci recammo poi a casa di Romano Giovanni temendo che gli fosse successo qualcosa. Questi ci raccontò il fatto dell'incidente. In compagnia del suo Romano mi recai poi a casa di Napolitano Armando in Secondigliano e lì trovai Salvatore Imperatrice che ivi dormiva perché era latitante. Salvatore mi raccontò dell'attentato di Mario Fabbrocino e mi riferì in particolare che Luigi Riccio era andato su tutte le furie perché io, il Romano e il Alessandro non eravamo andati all'appuntamento. Mi disse poi dell'attentato, in particolare mi disse che si erano recati in Pomigliano per l'agguato con tre macchine, lui stesso, Luigi Riccio, Argentato Carmine, Luigi Altamura e Ciro Mau Mau. Erano tutti armati. Luigi Altamura aveva una pistola P-38, Ciro Mau Mau imbracciava un fucile a ripetizione, Salvatore Imperatrice aveva un mitra MAB, Luigi Riccio una pistola calibro 9 Parabellum e Argentato Carmine una P-38. L'Imperatrice mi riferì che a sparare a Mario Fabbrocino era stato Luigi Riccio e che Ciro Mau Mau, che aveva avuto l'incarico, anzi che si trovava in posizione idonea certamente per uccidere il Fabbrocino, non aveva sparato. Mi raccontò pure che il Fabbrocino Mario era caduto, si era rialzato ed era riuscito a fuggire in un portone, mi pare, della sua abitazione impugnando una pistola. Successivamente parlai con il Riccio, con l'Argentato e l'Altamura, i quali mi confermarono la versione dei fatti resami da Imperatrice. In particolare il Riccio, quando mi raccontò i fatti, si arrivò notevolmente con me attribuendo il fallimento dell'attentato alla nostra assenza. Un paio di giorni dopo, in una riunione a casa di Nicola Nuzzo in Acerra, questo ci chiese spiegazioni circa i motivi per i quali l'omicidio era fallito.
Luigi Riccio gli disse le cose come erano andate e così come a lei ho raccontato. Dopo una decina di giorni, di sera, in casa di Nicola Nuzzo, in una delle solite riunioni, appresi che la mattina dello stesso giorno era stato ucciso Francesco Fabbrocino. Presenti, oltre me, erano Salvatore Imperatrice e Luigi Riccio. Il Nuzzo, rivolto a Luigi Riccio, magnificava le doti dei suoi più filati collaboratori di Acerra. Disse infatti che, diversamente da quanto era successo per l'attentato a Mario Fabbrocino, i suoi uomini erano riusciti ad uccidere Francesco Fabbrocino. Precisò che il delitto era stato compiuto da Davide Sorrentino, Mario De Sena e Michele Ostudente, di cui in questo momento non ricordo il cognome. Trattasi di un giovane di Acerra da me personalmente conosciuto. In seguito, proprio Michele Ostudente mi confermò la sua partecipazione all'omicidio di Francesco Fabbrocino. Prendo atto di quanto lei mi dice, cioè che imputato del tentato omicidio di Mario Fabbrocino è allo stato tale piccolo Raffaele. Conosco tale persona che è di Volla e che fa parte della NCO. Sono certo della sua estraneità al fatto per le ragioni che ho esposto nella mia deposizione. Il Nuzzo non ci raccontò le modalità dell'omicidio di Francesco Fabbrocini e né io le appresi in seguito. Poi segue la dichiarazione a foglio 10 dello stesso volume, sempre al pubblico ministero. Riconosco perfettamente in fotografia Luigi Riccio, Altamura Luigi, Argentato Carmine, Imperatrice Salvatore, Lesena Mario, Sorrentino Davide, Napoletano Armando. Come ho già detto nel verbale di ieri 1 dicembre 83, conosco personalmente le suddette persone. Riconosco in fotografia Nuzzo Nicola, anche se egli appare molto più giovane. Prendo visione delle due fotografie che lei mi mostra, esse corrispondono perfettamente alle sembianze di coloro che io ieri indicai come Ciro Maomao e come Michele Ostudente. Ufficio d'atto che l'incarnato riconosce Ciro Maomao nel cartellino fotosegnaletico di Gentile di Leva Ciro e Michele Ostudente nel cartellino fotosegnaletico di Esposito Michele. Poi passiamo alle dichiarazioni rese al giudice istruttore. Foglio 40. Foglio volume 5, foglio 40-41. Sì. Il giorno in cui venne ucciso Fabbrocino Francesco, io mi trovavo in Ottaviano a casa di Rosetta Cutolo. Era l'ottobre del 1980, anche se non ricordo il giorno. Insieme con me, dalla Cutolo, c'erano anche Argentato Carmine e Imperatrice Salvatore. Ricordo che all'epoca Sorrentino Davide era ospite fisso a casa di Rosetta Cutolo, dove trascorreva anche la notte. Inoltre era fidanzato con Carolina Cutolo, figlia di Pasquale Quale Cutolo, fratello di Raffaele. Sostanzialmente aveva il compito di proteggere Rosetta Cutolo contro eventuali attentati. Mentre, come ho detto, ero a casa della Cutolo, giunsero Sorrentino Davide e De Sena Mario per informarla che avevano ucciso Fabbrocino Francesco. Non raccontarono particolari circa la dinamica dell'episodio. A quanto so, l'incarico di uccidere Fabbrocino Francesco, il Sorrentino lo aveva ricevuto personalmente da Raffaele Cutolo in occasione di un incontro avuto in Napoli in un processo che vedeva imputato Cutolo Raffaele. Successivamente, in occasione di una comune detenzione nel carcere di Novara nell'anno 1983, il Sorrentino mi ribadì che ad uccidere Fabbrocino Francesco erano stati lui e De Sena Mario su incarico di Raffaele Cutolo. Il motivo preciso per il quale Fabbrocino Francesco venne ucciso io non lo conosco. So genericamente che i Fabbrocino erano odiati a morte dagli esponenti della NCO in quanto appartenenti alla contraria organizzazione della Nuova Famiglia. Inoltre ho sentito dire che c'erano dei motivi personali di odio fra i Fabbrocino e Raffaele Cutolo. In relazione al tentato omicidio in danno di Fabbrocino Mario, posso riferire quanto segue. Io personalmente dovevo partecipare all'azione, ma recatomi a Roma per una rapina a un tir, per un imprevisto, rimasi bloccato sull'autostrada per un incidente stradale sulla Roma-Firenze che aveva bloccato il traffico, non feci in tempo a ritornare a Ponticelli. All'azione parteciparono Riccio Luigi, Imperatrice Salvatore, Argentato Carmine, un certo Ciro Maomao di San Giorgio a Cremano, vittima successivamente di un agguato che ne determinò il suo ferimento. Nell'agguato fu ucciso un suo amico, quest'ultimo attualmente è detenuto per associazione per delinquere. All'azione doveva partecipare anche D'Alessandro Ernesto, ma ora non ricordo se vi prese concretamente parte. Tutte le persone che ho nominato facevano parte del mio gruppo e da loro personalmente ho appreso della partecipazione all'attentato. Mi venne riferito anche che il Fabbrocino si salvò perché, colpito a una spalla, riuscì a scappare in un palazzo. L'uccisione del Fabbrocino venne in un primo momento affidato a Nuzzo Nicola da Rosetta Cutolo. Successivamente l'incarico passò a Riccio Luigi. Io ero presente quando Nuzzo Nicola, nella sua casa di Acerra, disse al Riccio che Rosetta Cutolo gli aveva dato l'incarico, che lei a sua volta aveva ricevuto dal fratello Raffaele, di uccidere Fabbrocino Mario. Riccio Luigi disse al Nuzzo che si sarebbe interessato lui della cosa. Ho sentito dire da Sabatino Saviano che uno dei motivi, a parte l'odio determinato dal fatto che i Fabbrocino facevano parte della Nuova Famiglia, della decisione di uccidere Fabbrocino Mario, era determinato dal fatto che quest'ultimo stava eseguendo dei lavori edilizi a Pomigliano d'Arco. Presi appuntamento con il Riccio per partecipare all'operazione la sera precedente al giorno in cui avvenne l'agguato contro Fabbrocino Mario. Ci saremmo dovuti incontrare in una campagna di Volla,
ma io per i motivi che ho sopra detto non potei andare all'appuntamento. Di questi fatti ho già parlato con i carabinieri del gruppo Napoli Primo, i quali, a quanto so, hanno anche fatto degli accertamenti sulle cose da me riferite. Non ho altro da aggiungere, invece poi a domanda risponde, conosco piccolo Raffaele e so che il medesimo venne arrestato in possesso di un mitra utilizzato per l'agguato contro Fabbrocino Mario. Il piccolo è originario di Bolla, dove abita in via Lugano. Quando fu arrestato doveva compiere una spedizione punitiva nella zona di Pomigliano d'Arco. In sua compagnia c'erano Esposito Michele, detto studente di Acerra, ivi abitante a poca distanza da dove abita Nuzzo Nicola, nonché De Sena Mario e un altro ragazzo da me conosciuto personalmente, ma del quale ora non ricordo il nome. So come si svolsero i fatti perché, dopo l'arresto del piccolo, l'Esposito, che insieme agli altri era riuscito a scappare, venne da me preoccupato che piccolo potesse parlare. Io lo rassicurai facendogli presente che si trattava di una persona seria. Dopo l'attentato contro Fabbrocino Mario, il mitra fu dato a Davide Sorrentino. Non so esattamente come il mitra sia passato dal Sorrentino al piccolo. Posso dire che la spedizione alla quale il piccolo doveva partecipare certamente doveva essere stata organizzata da Nuzzo Nicola e Sorrentino Davide, alle cui dipendenze il piccolo operava. Quindi con ogni probabilità fu proprio il Sorrentino a dare il mitra al piccolo. Ora ricordo che il giovane che doveva partecipare con il piccolo e con gli altri alla spedizione punitiva si chiama Tonino Presidente, dovrebbe essere già stato identificato dai carabinieri. Poi sempre al giudice istruttore, il 19 marzo 86, foglio 45, non intendo rendere dichiarazioni in ordine all'omicidio di Francesco Fabbrocino e al tentato omicidio di Mario Fabbrocino, perché tutte le assicurazioni che mi erano state date al momento in cui decisi di collaborare con la giustizia non hanno trovato nessuna attuazione. In particolare, nessuna protezione valida è stata predisposta nei confronti dei miei familiari. Come è noto, già mi hanno ucciso un fratello che ha lasciato una moglie e 5 figli. Inoltre, già mi hanno fatto sapere che se non ritratterò tutte le accuse fatte mi uccideranno un figlio. Inoltre mi è stato fatto chiaramente intendere che non basta una semplice ritrattazione, ma è necessario che io, ritrattando, accusi magistrati e carabinieri di aver travisato le mie dichiarazioni e di avermi costretto a dire cose non vere. Io domani devo testimoniare in un processo in assise a carico di numerosi imputati, tra i quali Argentato Carmine, Nicola Nuzzo ed altri. Dopo quello che ho detto innanzi, già si può capire quale sarà il mio comportamento davanti ai giudici della Corte di Assise. Non posso dire chi mi ha portato le minacce che ho innanzi riferito, perché ciò equivarrebbe ad un'aperta sfida che non mi sento in grado di sostenere. Non appena la mia famiglia verrà seriamente protetta, dirò quanto a mia conoscenza. Anch'io ho commesso gravissimi reati, ma oggi mi sento cambiato e mi ripugna l'idea che feroci criminali debbano rimanere impuniti. Purtroppo non ho altre alternative di comportamento, perché la mia ulteriore collaborazione con la giustizia equivarrebbe a esporre la mia famiglia ad altre ritorsioni e vendette. Senza un serio aiuto da parte dello Stato, e voglio meramente chiarire che non intendo riferirmi a nessun vantaggio per me personalmente, è certo che tutto l'aiuto finora dato dai dissociati andrà completamente perduto, perché anche gli altri, come ho sentito dire, hanno i miei stessi problemi. Non si può umanamente pretendere che io continui a mantenere ferme le accuse che ho lanciato, con la consapevolezza che i miei familiari sono alla completa mercé di chi intende vendicarsi. Il foglio 59. Sempre al giudice istruttore, confermo la mia decisione di non collaborare ulteriormente con la giustizia, non essendo state mantenute le promesse di proteggere i miei familiari. Come ho già detto nel mio precedente esame testimoniale, in data 19 marzo 86, dopo che mi è stato ucciso un fratello, mi hanno fatto sapere che mi uccideranno mio figlio se non seguirò le loro imposizioni di comportarmi in un determinato modo nei vari processi nei quali dovrò essere interrogato. Sono totalmente sfiduciato e comincio a valutare seriamente la possibilità di accettare le promesse che mi vengono fatte dagli ambienti delinquenziali affinché abbia un certo comportamento. Sono a conoscenza di moltissimi episodi specifici di manovre per far concludere i processi in un certo modo. Tutto ciò mi ripugna e sarei anche disponibile a chiarire tutti i fatti ad una semplice condizione, che la moglie di mio fratello Gennaro, ucciso, e mia moglie siano aiutate economicamente per potersi recare all'estero e ivi trovare di loro iniziativa un lavoro che consenta loro di vivere onestamente. Già qualche altro familiare ha realizzato questo progetto e potrebbe senz'altro aiutare gli altri a trovare una sistemazione. Non mi sembra di chiedere nulla di eccezionale, anche perché, a quanto mi risulta, i familiari di altri dissociati hanno già ricevuto aiuti economici. Per me non voglio assolutamente nulla, ma mi sembra mio diritto chiedere che almeno le persone di famiglia che ritengo più esposte abbiano la possibilità di mettersi al sicuro. Se si realizzerà quanto da me richiesto, sono disponibilissimo a collaborare in maniera completa e leale con la giustizia, sia nelle istruttorie che nei dibattimenti. In caso contrario sarò costretto, mio malgrado, a cedere alle pressioni che mi vengono fatte.
Già so che alcuni processi si risolveranno in una certa maniera perché sono a conoscenza di tutte le manovre che si stanno facendo per portare a determinati risultati. Voglio precisare che già io personalmente ho ricevuto istruzioni particolari su quello che dovrò dire nei processi in corso per togliere ogni valore alle accuse in precedenza formulate. Analogamente si comporteranno anche altri dissociati. L'assurdo di tutta la vicenda che riguarda i dissociati sta in questa semplice considerazione. Molti di quelli che sono stati accusati sarebbero dispostissimi a versare anche ingenti somme di denaro pur di essere scagionati. Noi, o almeno io in particolare, finora non abbiamo accettato queste proposte. Ma ci vuole poco a comprendere che, messi con le spalle al muro, dovremo necessariamente cedere. Questo è tutto. Mi confermo. Allora, avete delle domande? Io avrei una domanda da fare, ma non so se il test risponde. Cioè, stando alla prima dichiarazione, che è quella poi che contiene sostanzialmente il racconto dei fatti, sembrerebbe che lei era presente a quella riunione nella quale si decise l'attentato a Mario Fabbrosini il giorno successivo, ma poi non partecipò materialmente perché andò a Roma per quel tentativo di furto al TIR che non riuscì, e va bene. E che successivamente, una decina di giorni dopo, stando in casa di Nicola Nuzzo, lei abbia appreso della uccisione di Francesco Fabbrosini. Insomma, stando alla cronologia dei fatti così come riferiti, fino a quel momento lei non avrebbe saputo di questo omicidio. Invece poi, in una successiva dichiarazione, lei dice di essere stato presente in casa di Rosetta Cutolo la mattina stessa dell'omicidio, quando si presentarono Sorrentino e De Sena e dissero: abbiamo ucciso Francesco Fabbrosini. Come mai questo particolare così importante, perché riflette la conoscenza del fatto subito dopo l'accaduto, lei nella prima dichiarazione non l'aveva riferito? Cioè, volete sapere, se prima non lo sapeva e poi l'ha già saputo? No, come mai, sapendolo evidentemente, cioè, nella prima dichiarazione non l'avete detto questo fatto? Allora io vi rispondo in questo modo. A parte che io mi sono accusato di determinati reati, cioè determinati gravi reati, no uno, no due, né tre, né quattro, né cinque. Se io volevo guai agenda, cioè in ogni omicidio, che era stato commesso a Napoli, che io volevo accusare, per esempio, i miei amici di un tempo, io mi mettevo anch'io, ha già partecipato pure io a questo omicidio qua, giusto, per dare una tesa a valorare, per esempio, civile, l'omicidio di Mario Fabbrosini, l'ho fatto anch'io. Ho mancato omicidio di Mario Fabbrosini. E quindi dare maggiore credibilità. O posso dire, per esempio, che era avuto a Roma, perché la verità, cioè, io dicevo, tanto, ma mi ha già accusato 5 omicidi, mi ha già accusato 4 omicidi, ma 3, 2, 10, quando delle casine. Cioè, ho discorso mio, le mie cose, se io non mi ricordo una cosa oggi, ma posso ricordare domani. Quindi perché, un fatto soltanto, ascolta, di memoria. Già psicologicamente, una persona che fa una certa scelta, cioè, non è che sta oggi smettere. Hanno pure tanti problemi dei suoi, certo, in particolare. Allora, può darsi che oggi non si ricorda una cosa e domani si ricorda. Cioè, non è un fattore che io non l'ho saputo oggi, perché non l'ho detto oggi, l'ho detto rimane. Cioè, che lei è andata là, mi è venuta a mente una cosa, ha già chiamato il magistrato e ha già detto che la cosa mi è venuta a mente. No, che io, per esempio, non la sapevo, come mai mi è venuta a mente roba. Perché io, tanto ripeto, a me, l'indagamore, mi volevano bene tutto quanto, non è che ha già fatto una scelta per vendetto, cioè io ho già fatto una scelta perché mi sentivo in me stesso di fare questa scelta. A me voleva bene tutto quanto. È vero che io oggi, nonostante che accusa determinate persone, e voglio bene ancora, e voglio bene come uomo, cioè perché in fin dei conti mi ha passato dei momenti tristi, dei momenti belli, cioè a che sta gente. Nonostante come uomo, come essere umano, io voglio bene, ma non contraddisco il loro modo di vivere, queste cose qua. Ma io non è che accusa questa gente per vendetto o per ripicco, perché non mi hanno fatto niente? Come non ci ha fatto niente a loro? Oggi sto facendo del male, per esempio, accusarla questa gente, ma io ritengo una cosa giusta. Però non vedo una certa. Cioè, a Napoli specialmente non vedo una certa cosa. Io forse ha già sbagliato, hanno detto tutte cose, forse è l'unico sbaglio che ha già fatto nella vita mia. Cioè, io ho già accusato solo i camorristi, e forse che sia uno sbaglio che ha già fatto io. E che sia un discorso che dico? Per quanto riguarda l'omicidio e Fabbrosini, mancato omicidio del frate, cioè determinate cose, io quello che sapevo l'ha già detto. Mo più riprese magari, perché in quel momento non mi ricordavate, cioè, un particolare che vi è venuto in mente dopo. Cioè, io mi sono dissociato, per esempio a luglio, per esempio nell'83, chi lo momento là, già sapendo, perché io sapevo pure, cioè io sono cosciente di quello che ho iniziato a fare, sapevo pure come volevano ammazzare qualcosa, fratello Romico, e quando io ho parlato con determinate persone che io ho chiesto soltanto la protezione dei familiari miei e me l'hanno assicurata, scusate, una volta che mi hanno ammazzato a mio fratello io non posso tornare a rete, cioè che è il suo discorso,
A me, per esempio, a me, io i miliardi non me l'ho già fatto, se l'hanno fatto la genere in Nagamura. A me volete vedere dove abiti? Cioè, volete fare, la magistratura di Napoli può fare pure un'indagine con Pagamore e queste cose. Prima chi tiene i soldi? Se tengo io, tengo argentato, tengo un altro, io tengo un altro. Queste cose che poi ne fa. La magistratura, si vuole la magistratura, riesce a trasferire nell'intimo di una persona. E si vuole, riesce a sapere pure queste cose qua. Riesce a sapere pure si pare incarnare la verità o la bugia. Questo è il discorso che dico. Perciò io quando agendisi, per esempio, agendando coppa processo salvi, io il responsabile sono chi è Raffaello Cutolo. Ma moralmente, la famiglia di Scavi, mi sento moralmente acceso, perché non abbassa nei 100 anni di caccia o 100 ergastra, per mi condannare a me perché l'ho reata. Ma a me è un fastidio mio che mi era, per esempio, che la gente con pepe non nasce a sotto. E dico, in domani, quando si fanno i vostri figli salvi, quando sapessi cose, che non riesce, che la magistratura, io non parlo della magistratura, io parlo della magistratura, la cosa marci, non parlo io perché le persone oneste si sapranno per loro, ma le persone disoneste, perché sono troppe cose mie, allora io dico già, per esempio, perché se una persona riesce, perché io, per esempio, non mi interessa i mari incantati, mi interessa, per esempio, i familiari miei, come qualsiasi persona, non si interessa essi, si interessano i familiari loro, e prima che ci sta mezzo, allora io ho paura di queste cose, poi ne arriva proprio domenica qua, cioè, sono sicuro che un giorno arriveranno pure da lì. Io sono sicuro che un giorno arriveranno pure a me, perché quando una persona riesce, perché io voglio ammettere che mi tira sotto una persona, che una persona mi ha detto vicino a me, ha già acceso a chilo, allora io posso ammettere pure che a chilo per esempio mi ha detto per esempio una cosa, dici, cioè saputava andare, quando non sono sicuro, io dico guardate, io non sono sicuro di questa cosa, però lo so che questo. Ma quando una persona partecipa con me, ma che stai scherzando? Ma io sono rimasto scioccato. Ci sono rimasti scioccati queste cose qua. Gli avvocati napoletani sono troppo bravi, amore di nessuno non mette in dubbio. Tende quelle cose che non hanno avuto in fondo, non vanno in fondo, non vanno in fondo. Cioè a questo punto io già penso che la fiducia, cioè che la fiducia nonostante tutto, la tengo ancora, per gente onesta, per gente che mi capisce, che mi hanno saputo, quando giudicare, perché hanno avuto il dialogo con me, che una persona, perché non c'è una persona da un certo rapporto, da fare determinato dialogo. Certamente una persona si legge in coppa giornale, ma reincarnata, oppure va a prendere la matricola loro calcio, dice chi sei un assassino. Sì, ma pure un assassino può cambiare. Questo è il discorso che dico. Sono rimasto troppo deluso e questa scelta che ha già fatto. Nonostante tutto, sono contento che l'ha già fatta, perché è meglio vivere con una certa delusione, non a vivere con il cuttiello in mano. Cioè, questo sono contento e sono sicuro che domani, se i figli miei, per esempio, riusciranno a vivere, che l'amore e lascia in pace, riusciranno domani, quando dicono, fatemi, ha fatto una scelta, è stato un freddo il giorno, ha rimediato, perché non posso rimediare, io non posso fare tornare a vivere le persone, cioè, l'unico che posso dire se cosa è stata così, così, ma sì, cioè, a me non sa la verità, e se cose, non domani, con un dubbio, cioè, in domani si può pensare pure che, per esempio, che la Salvia era corrotta, quando no, era una persona onesta, cioè, determinate cose, che è quello che dico? Era la risposta che interessava la domanda sì, fatta. Non ci riguarda, vabbè, questa è... No. Domanda risponde. Io ho riferito ai magistrati in istruttoria fatti e circostanze man mano che me le ricordavo, che me li ricordavo. Ragione. Dapprima dissi di aver appreso dell'omicidio di Franco Fabbrucino. Quanto tempo dopo? Una decina di giorni dopo. Una decina di giorni dopo. La commissione di tale reato a casa di Nuzzo. E successivamente riferì allo stesso giudice istruttore o pubblico ministero, allo stesso pubblico ministero, perché era la seconda dichiarazione questa. No, per la verità, ecco, la prima dichiarazione è al pubblico ministero, quando parla di quella riunione sì. A Catenuzzo, poi al giudice istruttore. No, al giudice istruttore. Al giudice istruttore.
come abbiamo detto, e poi riferì al giudice. Anzi, al giudice istruttore, che ero in casa di Rosetta Cutolo quando, lo stesso giorno dell'omicidio, arrivarono Sorrentino e Gentile di Desena. Sorrentino e Desena i quali dissero alla padrona di casa che il Fabbrocino Franco era stato ucciso da loro. Da loro. Cioè, voglio dire, quando noi facevano un omicidio, per esempio, a Ponticello o a Batteria Ponticello, no? Siamo a Batteria di Ricci, Batteria della zona di Ponticello, facevano un reato, pure noi ci giovevano a dire la Rosetta Cutolo. Anche noi ci andavamo a dire la Rosetta Cutolo. Sì. Questa era una consuetudine. Era una, diciamo, sì, una prassi praticamente, sì, sì, che si era creata, che tutti gli omicidi che si venivano come ho tentato omicidi e compagnia bella andava a riferire a Rosetta Cutolo. È così? Sì. In realtà ogni solo gli omicidi e tentati omicidi, anche rapine, cose, che cosa? Cioè, in particolare, si va a dire per far sapere che l'omicidio era stato fatto. Sì, ma io vi ho domandato, sì, soltanto l'omicidio e tentato omicidio, dovete dire Rosetta Cutolo, dovete dire anche le rapine, le cioè, ma non è che se era dice la Rosetta Cutolo perché era un obbligo che io dice la Rosetta Cutolo. Cioè, uno ci va a dire, per esempio a Ponticello succede un omicidio. Sì. Allora uno ci va a dire la Rosetta che è stata a Batteria Ponticello. Cioè, ho capito praticamente. Quello che io vi chiedo è un'altra, sì, cosa. Dovevate, cioè, dicevate, informavate, sì, Rosetta Cutolo praticamente, degli omicidi e dei tentati omicidi, dicendo dove e come erano stati commessi. Oppure anche delle rapine, delle estorsioni. Cioè, a rapina e estorsioni, se io ci volevo dire, ci diceva, in particolare, l'obbligo era, cioè, fa presente, per esempio, a stata la persona, qualsiasi cosa, perché che le rappresenta una certa cosa. Rosetta Cutolo. Sì. Cioè, mo io, ci stanno cose che ci dico, che cosa posso pure nascondere, non sono una certa cosa. Come le potevate fare a meno. Sì, per quanto riguarda l'omicidio. Omicidio e tentato omicidio, sì, dovevate dirle per forza Rosetta, sì, sì, Cutolo. Sì, gli altri reati se ne volevate dire, dicevate se non, sì, ci dicevate. Sì. Allora. Non per se stessa, ma per quello che rappresentava. In realtà ogni omicidio o tentato omicidio doveva essere riferito dalla tra virgolette batteria che l'aveva commesso, a Rosetta Cutolo. Perché sapesse della commissione degli stessi di detti reati e da parte di chi li aveva commesse. E chi li aveva commesse. Per gli altri reati quest'obbligo non c'era, era un fatto facoltativo. Io presente, non è che c'era dice chi l'era fatto, cioè è stata a Batteria Ponticello, non è che c'era dice per forza. Sì, abbiamo la batteria, ho parlato. Punto. Preciso. Cioè, quindi è un'informazione di massima, generica anche, sì, a volte. Insomma, preciso che Carrosetta Cutolo dovevamo dire solo
quale batteria, tra virgolette batteria, aveva commesso l'omicidio o tentato omicidio. Senza obbligo di menzionarne l'autore o gli autori. Domande pubblico ministero? Non nessuna. Prego. Si ricorda quando stava a Mara con Sorrentino, c'era anche D'Amico nello stesso periodo di tempo. Sì, voi siete stati detenuto a Novara, sì. E c'era pure Sorrentino a Novara. E D'Amico. Sì, sì. E c'era pure Sorrentino, no, a Novara, sì, sì. Ma c'era anche D'Amico? Cioè, aderendo a questa domanda alla Corte. Come? Cioè, interessa alla Corte questa domanda? Sì, interessa, domanda. Sì. C'era anche D'Amico, però D'Amico è stato un certo periodo di tempo in una sezione con noi, poi è stato un'altra sezione. Ho capito. Cioè, in che anno siete stati a Novara? Voi Nell'82-83. Nel 1982-1983 io sono stato detenuto nella casa circondariale di Novara, dove erano detenuti anche Davide e D'Amico Pasquale. Punto. Quest'ultimo però solo per un certo periodo di tempo è stato nella nostra sezione, cioè nella sezione dove stavo pure Davide Sorrentino. Nella sezione dove io stavo col Sorrentino, sì. Perché poi passò in un'altra sezione. Sì. Senti, scusi, i riferimenti fatti da Sorrentino al test incarnato furono fatti presente D'Amico? Quello che vi disse Sorrentino nel carcere di Novara, vi fu, sì, detto in presenza di D'Amico, sì, oppure signor, no? Presidente, cioè noi stiamo andando oltre a quella della mia intenzione, che io sono processo. Io ho detto, cioè confermo quello che ha detto. Non voglio rispondere, specialmente all'avvocato. Anzi, io all'avvocato faccio gli auguri che è passato capo agli avvocati di Santa Maria di Novara. Cioè, però voi siete un uomo intelligente, ma voi fino a voi avete risposto, molto più non volete rispondere. Non porrò mai la cultura vostra, perciò io non voglio rispondere più a queste cose qua. Cioè, che è il suo discorso? Lo so, ma voi siete una persona intelligente, voi avete risposto fino a... No, non ma c'è, io rispondo niente. Per esempio presidente, quello che dice presidente, io ho detto prima, sì, cioè, vabbè, io la domanda la ritengo giusta e ammissibile praticamente, ecco. E voi ci dovreste dare una risposta. Si vuole semplicemente sapere quando Sorrentino vi diceva queste cose, D'Amico era presente? Io non rispondo a questa domanda, alla domanda proposta dalla difesa. Perché certamente che quando parlavano e Sabatino oppure di D'Amico, non è che ci mettevano 7-8 detenuti per parlare di determinate cose. Cioè, molto deducete voi se c'è sì o non c'è sì. Io quando parlo con una... Ma vi ricordate o non vi ricordate se c'era o non c'era D'Amico? Cioè, ma io non capisco. Io sto dicendo, quando parlo con una persona, non mi metto a parlare con 3-4 persone. Ho capito, benissimo, ho capito praticamente. Non è che ci stiamo praticamente intontendo improvvisamente. Però... Io una domanda vi sto rivolgendo in aggiunta a quella dell'avvocato. Vi ricordate se quando Sorrentino vi diceva queste cose era presente anche D'Amico? No, non mi ricordo. Oh, non mi ricordo. Si sapeva già che avrebbe detto che non ricordava, Presidente. Vabbè, ma facciamo rispondere. Ma voi siete psicologo, non siete soltanto avvocato. Prima detto, mica siete... non volete rispondere a questa domanda. Ma questo stava... Non fatto che poi non ce lo ricordo. Sì, ma quando mi compie la buia? Ma l'ha detto a priori quasi, addirittura, cioè, che non voleva rispondere alle domande. Scusate, ma io non capisco. Avete scritto? Ma io guardavo... Domanda della difesa. Due punti. Era presente anche... D'Amico Pasquale. Quando Sorrentino Davide nel carcere di Novara... Vi riferì le circostanze dell'omicidio
di Fabbrucino Franco. Solo questo ci può fare. Punto interrogativo. Era presente? Punto interrogativo. Franco, Franco, omicidio Franco. Chiudete virgolette, punto interrogativo, chiudete virgolette. No, prima. La domanda di l'imputato dapprima risponde, dapprima dichiara che non intende rispondere a tale domanda. Poi afferma che certe cose non vengono dette sempre alla presenza di testimoni. E, virgola, infine, virgola, alla domanda del Presidente. Ma voi avete, no, voi avete il, voi avete il dono, per me non positivo praticamente, di voler anticipare quello che io devo verbalizzare. E allora voi non sapendo cosa io verbalizzerò, insorgete per dire, però prima aveva detto questo e poi quello. Io naturalmente queste cose le so e le devo incartare praticamente. E quindi comunque si sarebbe fatto. Siamo silenziosi in attesa. Senza, può anche sfuggire qualche cosa. Può anche avvocato Ciccarelli, per carità, può anche sfuggire qualche cosa a me, al collega, a voi e come qui sta la collaborazione tra di noi e io vi apprezzo per questo, non è che era un motivo di per carità, ci mancherebbe altro. Dunque, e infine alla domanda del Presidente, se nel caso di specie ricorda se era presente il D'Amico quando, nel carcere di Novare, ebbe la confidenza da parte del Sorrentino circa l'omicidio fra Fabbrucino. Virgola, risponde, due punti, virgoletto, non ricordo. Presidente, scusi, un'ultima circostanza. Egli comunque parlò con D'Amico di queste confidenze ricevute da Sorrentino? Sorrentino vi ha fatto queste confidenze circa l'omicidio di Franco Fabbrucino. Lasciamo andare se era presente o non era presente D'Amico quando vi disse questa cosa Sorrentino, però siccome stavate nello stesso carcere voi a D'Amico ci avete detto guarda che Sorrentino mi ha detto che hanno acciso a Franco Fabbrucino, voi ne avete parlato con D'Amico di questo fatto? Può darsi di sì e può darsi di no, tanto con D'Amico non c'è nessun problema, cioè ci volevo dire qualsiasi cosa a D'Amico, non mi ricordo, ma non lo escludo. A domanda rispondo, non ricordo se nel carcere di Novara o altrove io abbia detto al D'Amico quello che mi aveva riferito il Sorrentino all'omicidio Fabbrucino. Non lo escludo, dice il testo. Io non ricordo, non lo ammetto, punto, non lo ammetto e non lo escludo. No, che aveva scusate, che avete scritto? Il Sorrentino circa l'omicidio Fabbrucino. Certo, D'Amico era santissimo. No, punto, che non lo ammetto, e non lo, virgola, ma non lo escludo neppure. Va bene, è una circostanza già su. D'Amico era santista e come tale doveva ricevere le confidenze, sì, o i riferimenti di tutti. Questo è notorio, non so se Incarnato, sì, lo può confermare. D'Amico era santista? Sì, sì. Sì? Sì.
E bisognava dire a D'Amico che era santista tutte queste cose, l'omicidio Fabbrocino, no, per esempio. No, chi lo dice? Eh? Chi lo dice? Lo dice D'Amico. Cioè, Michi ci ha già deciso, io vengo per esempio, secondo qua ci ha già deciso queste cose a D'Amico. Lasciamo aperto, gli l'hai detto D'Amico. Se l'hai detto D'Amico a così. Per la verità poi D'Amico diceva, proprio perché i santisti mi dicono la verità, non parlava di un obbligo, diceva che quello che si dice a me... Cioè, io se ritengo opportuno ci dico una cosa, se non ritengo opportuno non ci dico una cosa. No, non è che ti poteva... Certamente il D'Amico era santista, tra virgolette santista. Ma noi non avevamo alcun obbligo di riferire a lui i gravi reati commessi. Per me grazie, Presidente. Cioè, io ci non avevamo l'obbligo di riferire... Sì. Cioè, ma se uno non ha l'obbligo, no, vuol dire che ha la facoltà, e se uno ha la facoltà praticamente glielo può dire praticamente. Sì, va inserito a verbale, l'ha detto effettivamente, l'ha detto. Perciò lui se voleva poteva dirglielo, ma non solo lui, anche gli altri. Voi e anche gli altri, cioè, se volevano dire ad amico qualche cosa che avevano commesso, non era un infame, insomma, no, potevano fare. Pericoli, sì, ma non è che lo imponeva a me, che io c'era per forza e cose. Non c'era un tale obbligo, però noi potevamo dirgli tutto quello che avevamo fatto. Ciccarelli, domande? Allora possiamo licenziare il test?